appuntamento con TRC Mattina Live, ultimi preparativi per Luca Nunziata, che è l'ospite di quest'oggi. Ciao Luca. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Portiere della Cinecchia, che hai lasciato nei giorni scorsi. Quindi prime dichiarazioni che abbiamo già visto del comunicato del club nerazzurro, un addio assolutamente al Miele, un addio dolcissimo, diciamo così. Beh sì, comunque fa male lasciare, come ho già detto durante l'intervista, comunque una casa per me, perché quando ho deciso di smettere, diciamo, il calcio quello professionistico, avevo approdato alla CPC, avevo trovato delle persone squisite, un grande presidente che purtroppo ora non c'è più, perché l'ho detto, come ho lasciato, detto nell'intervista, vanno. E le più le mie più care sentite, come si dice, insomma, non so manco le parole, quando sento queste emozioni dentro, insomma, Eh sì, faccio fatica a nemmeno loro parlare. lo Non pensano. sono, sì, non sono un chiacchierone, specialmente su queste cose qua, insomma, che incidono tanto. E niente, beh, comunque, ha provato la compagnia. Io avevo deciso, diciamo, di rimanere lì fino a che non avrei smesso, perché, come ho già detto, mi hanno dato l'opportunità di crearmi un futuro, di comunque di dargli una mano per quello che avevo fatto io in passato, quindi potevo dargli una mano e tutto quanto, ero felice, ero contento, e come ho già detto, avevo trovato delle persone squisite, e lì volevo chiudere quello che era, diciamo, la mia vita calcistica. Però col tempo, con gli anni, comunque si creano situazioni che purtroppo non possiamo decidere e ci obbligano a fare delle scelte che a volte non ci piacciono. Però purtroppo, come ho già detto, oggi è così, domani chissà. Sì, assolutamente, per questo è un periodo particolare quando si parla di calcio, ovviamente c'è anche da metterci altre situazioni che poi possono incidere nell'economia delle scelte che vengono fatte. Non riesco a ricordare da quanti anni eri praticamente tra CIECC e CPC che facevi parte della squadra. Beh, guarda, io sono tornato, se non sbaglio, nel 2011-12, se non sbaglio, perché poi quando, diciamo, sono tornato giù, prima di approdare alla compagnia, sono passato per la Dispoli, l'ho fatto quindi mezzo anno, e poi dopo sono passato alla compagnia, quindi penso sono 5 anni, 6 anni, tralasciando poi l'anno che sono andato in prestito alla CSL con mio fratello Aspetta, ho e dimenticato niente. di Pietro nel serpentone, aggiorniamo subito, così almeno facciamo Sì. tutto quanto. Insomma, tantissimi anni trascorsi proprio con la formazione portuale, tante emozioni, la vittoria del campionato di promozione, la conquista dell'eccellenza, un anno in eccellenza, per cui la vittoria anche della Coppa Italia di promozione, di cui proprio qualche giorno fa è arrivato l'anniversario, per cui tantissime emozioni che poi si entra ai ricordati in questi giorni in cui hai preso questa scelta. Sì, è dura perché sarebbe stato bello comunque festeggiare, se non ci fosse stato questo maledetto coronavirus, festeggiare questa festa, diciamo, con un bello obiettivo. Sì, nel passato mi sono tolto tante soddisfazioni, abbiamo vinto il campionato di promozione, siamo in eccellenza, la Coppa Italia. Ho un po' di rammarico perché comunque non, durante queste vittorie non ho potuto dare il mio contributo perché, come ho già detto, questa è una motivazione per cui ho scelto, insomma, di intraprendere un'altra strada. E quindi rimane un po' quel rammarico lì, però, come ripeto, per la mia famiglia sono molto 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 contento, diciamo, di queste vittorie. Sì, hai tirato fuori un argomento che volevo chiederti riguardo Sì. all'educazione. Si parla tanto del discorso under, over in questi anni, Sì. non entriamo nel discorso generico perché è già un argomento trito e ritrito, però hai difeso la porta quest'anno assieme a Leonardo Paccotto, che è un under, un classe 2000, poi c'eri tu ovviamente, eri il portiere over. Però com'è affrontare una settimana, allenarsi per tutta la settimana e poi magari la formazione viene decisa non da quello che ha fatto tu, da quello che ha fatto Leonardo, ma dalla punta degli under. Che sensazione fa avere Beh, questo discorso? No, non parliamo di.
una situazione di federazione, dico, eh. Cioè, Sì, no, guarda, partiamo dal presupposto che comunque se ogni allenatore decide come si dice, di impostare una formazione con gli under in base anche a quello che ha. Quindi io comunque già col mister ci avevo parlato e giustamente lui mi dice, Luca, io ho grandissima fiducia rispetto a te, però giustamente devo guardare quello che è il bene della squadra. Io come calciatore non ho potuto nient'altro che dire, va bene, mister, nel senso, comunque sono a disposizione della squadra. Quindi durante la settimana comunque partivo dal presupposto che già non avrei giocato, però comunque da parte mia c'è sempre stato il massimo impegno perché non è soltanto importante giocare dall'inizio, ma è importante anche dare un contributo ai compagni a livello di allenamento, quindi magari ecco, allenarsi al 100%, fare la parata importante su un bel tiro del compagno, quindi aiutare il compagno a fare il tiro ancora meglio, cioè diciamo è tutto un insieme di cose che alla fine è per il bene della squadra, quindi al di là del fatto che magari la domenica si possa giocare con me. senti, a proposito di Vancotto, che abbiamo nominato in Sì. precedenza, io un paio di volte l'ho visto a fine partita che 10 minuti, 4 ore dopo che finiva la partita, era lì pronto già a studiare matematica. Anche con te hai studiato matematica durante la stagione oppure meglio di no? No, Va come no? Perché la prima cosa che gli ho detto non la portare a bene, scuola a campo perché io ho la terza media, quindi a me lasciami perdere. Pensa a te, studia, mi raccomando, non fa la stessa cavolata che ho fatto io. No, però è un ragazzo eccezionale, io gli auguro veramente un bel futuro perché è un ragazzo che si impegna sia nella vita che nel calcio, quindi sarei contento che intraprendesse anche lui magari qualche percorso magari un pochino come si dice, più più importante, entusiasmante, forse. diciamo, più importante, diciamo, per lui, per la sua carriera. Sì, perché magari l'avevamo beccato alcune volte con il fotografo Alessio De Luca, che conosciamo, insomma, la vedevamo tutte le partite con il CIE, che Sì. gli fa il professore, per cui gli dava qualche consiglio, qualche dritta integrali, se queste cose qua, adesso non sono esperto nemmeno Sì, io, per cui gli addentro assolutamente. Invece parlando, insomma, della tua carriera, sì. sapete che giocano anche con chi ora nelle giovanili della formazione Clivenze, come direbbero quelli bravi. Ci racconti un po' di questa esperienza che hai avuto? Per 3 anni, non sbaglio, hai giocato. Sì, io ho fatto 2 anni di giovanissimi nazionali e un anno di allievi nazionali al settore giovanile del Chievo Verona. Poi, diciamo, l'anno della primavera avevo due scelte, o rimanere e fare il terzo, se non il quarto, perché diciamo quel periodo lì del terzo della prima squadra scendeva molte volte per fare, diciamo, pratica nella primavera, quindi sarei andato a fare sia il terzo che non il quarto. E invece, diciamo, col mio procuratore, che all'epoca era Battistini, avevamo deciso di intraprendere la strada più lunga e un po' più tortuosa, quindi magari approdare in una squadra di Serie D, che poi quell'anno era stata la Civitanovese, a Civitanova Marche, e da lì poi diciamo ho raggiunto altre 2 o 3 tappe, ho giocato se non sbaglio sulle 15-16 partite in Serie D, lì a Civitanova Marche, e siamo arrivati se non sbaglio quinti o sesti. Poi, Risultano 40 eh? totali Giovanni? Sì, mi risultano 47 presenze totali in Serie D. perché poi praticamente l'anno dopo che sono andato a Forlì, le ho giocate diciamo quasi tutte se non 2 o 3 perché mi ero fatto male alla caviglia, perché ero il titolare e niente, lì abbiamo vinto il campionato, siamo arrivati primi, abbiamo vinto il campione di Serie D, siamo andati in eccellenza e scusa, Serie C2. E poi diciamo l'estate, il momento in cui bisognava riprendere la preparazione, c'è stato un disguido tra il Chievo Verona e il Forlì per le comproprietà del cartellino. E sono andato a Bassano del Grappa, sempre in C2. Da lì è finita diciamo, la preparazione, un po' la nostalgia di casa, un po' altri fattori, insomma, ho deciso di tornare a casa e poi il seguito lo sapete, insomma. Tornando Compagnia e via. a parlare del Chievo,
Due cose voglio chiederti. La prima, se hai avuto modo di giocare con qualcuno che poi ha avuto un percorso importante a livello di carriera. La seconda, nell'immaginario collettivo, il Chievo è una squadra di cui si dice che non sia molto seguita, Verona che abbia pochi tifosi. È vero oppure è diverso rispetto a da come si pensa? Guarda, il Chievo, essendo diciamo una frazione di Verona, è leggermente meno seguita rispetto all'Hellas, che comunque, come ti ho detto, è una frazione, diciamo, è come se per dirti un San Gordiano, una Leocon, che sarebbe diciamo, un fantomatico Chievo, diciamo, va a fare la stessa categoria del Civitavecchia, ecco, quindi diciamo che più o meno il discorso è quello. Però no, cioè, è molto, molto seguito anche lì. Comunque è sempre una squadra della città, quindi è molto seguito, Sì, ma insomma, ha avuto un periodo importante in Serie A. C'è stato un periodo che era addirittura primo in classifica a Chievo Verona, detto il primo anno con la gestione Campedelli. Senti, io ho anche un sì. video da vedere, già te l'ho detto prima che partiamo con la trasmissione, che durante il periodo di lockdown eravamo annoiati, ci siamo messi a fare delle classifiche con una che è arrivata da anche voi portieri di Civitavecchia con la top 3. Vogliamo guardare tutti e tre i video, adesso riesco a farli partire, ce li guardiamo. Ecco, terzo posto c'è proprio Luca Nunziata con questa parata, il rigore contro l'Ottavia, il giocatore della formazione romana che fa tirare tutti gli stendi e riesce a deviare a conclusione, prova ad anticipare, già hai capito che avrebbe tirato lì. Beh, sai, il rigore comunque è un po' così, nel senso che diciamo cerchi di non partire né troppo prima né troppo dopo, perché è una questione di millesimi di secondo, no? Un millesimo prima l'attaccante ti capisce e quindi cambia il lato, e un attimo dopo arrivi in ritardo con la mano, quindi diciamo che scegli un lato e vai, Guarda, diciamo, guardati, cerchi di guarda, si essere. vede adesso ho messo il rallenti, grazie a YouTube che mi permette questa funzione. Guarda, vediamo il mediano dell'Ottavia che va, sono andato troppo lento alla fine, per anticipare i tempi sono andato troppo lento, che va a tirare con le braccia alte, eccolo che va alla conclusione, siamo presi in telerone praticamente, guarda, lui già sta partendo, già avevi capito che avrebbe tirato a destra a basso. Si vede proprio dall'immagine adesso che abbiamo visto. Sì. Beh, ho detto, lo guardi negli occhi e scegli un lato e poi speri che insomma, che tiri dove vuoi tu. Ma ti ho messo terzo proprio per questo motivo qua, che secondo me c'è stato un piccolo errore da parte dell'attaccante avversario. Voglio un tuo. Aspetta, se riesco a mettere l'opzione quella normale, forse è meglio. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Voglio un commento anche sul secondo e sul primo posto. Adesso li mettiamo. Sul secondo abbiamo messo del Duchetto della Sì, CSL. vedo piccolino. Prima finta va da una parte e poi va dall'altra. Guarda, aspetta, lo rivediamo adesso. Il giocatore della rigore tira, finta di andare a sinistra e poi va a destra. È una cosa che accade spesso per cercare di ingannare l'avversario. Beh, sì, calcola la maggior parte, diciamo, degli attaccanti comunque bravi cerca di guardare il portiere fino all'ultimo secondo per vedere dove va, perché molti tendono a partire un po' prima, quindi l'attaccante, giustamente, essendo magari bravo nel colpire la palla a testa alta, cerca di vedere il portiere se fa qualche movimento prima. Lì Stefano è stato bravo perché con la finta di corpo, diciamo che ha spiazzato l'attaccante ed è riuscito ad arrivarci. Sì, Se la era prendeva, perché l'unica cosa, se la prendeva un pochino più, se l'angolava un pochino di più l'attaccante, diciamo, diventava un po' complicato, proprio perché la finta di corpo ti porta, diciamo, a cambiare il baricentro. e al primo posto abbiamo inserito questa parata di Leonardo Mancotto, ricordo con l'amico per Conti, una parata distinto, questa è una parata diversa, una cosa è gettato, ha avuto il lampo e l'ha presa. Sì, anche qua, se hai fatto caso, insomma, anche lui è partito un pochino prima e è stato bravo a scegliere il lato e a spingere con tanta forza, perché comunque ha calciato bene a mezza altezza, forte. Ecco qua, lo rivediamo proprio per avere una rapida efficacia di quanto stavo dicendo. Eccolo qua, con la Vigo per Conti, partita
che ha un grosso rammarico perché avete perso 2 punti, secondo me, quella domenica, al 93esimo è arrivato il gol Eh della sì, non squadra blaugrana. è Peccato, stato il massimo. sì. Anche la gara con la Boreale, anche altre, alcune partite, forse potevano... Ecco, si vede, sì, hai proprio ragione. Parte prima perché capisce che avrebbe tirato così a mezza altezza, infatti poi interviene ed esulta. Proprio Leonardo Marcotto, questo intervento che ha fatto. Luca, siamo... in un quarto d'ora l'abbiamo toccata, anche in questo caso, per cui siamo in conclusione di questa trasmissione di quest'oggi. Grazie Sì. per E la collaborazione, Luca, ti ringrazio perché... grazie a te. Grazie a te. Ok, quindi ci vediamo alla prossima. Alla prossima ti rivedremo da qualche parte, qualche Mi squadra. vedrai da qualche parte. Per il momento ancora non si sa, Ciao quindi Marco, come presto. vedremo un po'. Adesso vediamo come si concluderà questo discorso dei prossimi campionati e poi sicuramente qualche novità ci sarà. Ok, allora aspettiamo notizie, novità anche da parte tua. Grazie mille a voi che ci avete ascoltato in questa trasmissione e via con le trasmissioni di DRC.